Lo sportello del cittadino è a Grottaglie nel laboratorio urbano appunto di Grottaglie, tante attività, è un centro di ascolto, assistenza ed orientamento, ma qui si praticano anche proprio quelle attività manuali, si esalta l'arte, si fa pittura, c'è un laboratorio di pittura. Ne parliamo di questo argomento con un componente dell'Isola dei Sogni, l'associazione che porta avanti questo progetto, Gianluca Caputo. Beh, la pittura, come dire, scatena, per così dire, la estrinseca, la creatività. Sì, esatto, e infatti questo è il reparto dove si crea, si fa pittura, si insegna a creare. E diciamo che si esalta la manualità, tanti giovani possono dare spazio alle proprie idee. La loro idea, la loro fantasia creativa, tutto quello che, come Francesco, come vedete, che si... Ecco, il nostro amico Gianluca è una persona di poche parole ma di molti fatti, ha un solo difetto: io sono juventino, lui è torinista, con tanto di giacca, giacchetta, ma ognuno ha i propri difetti. E ci spostiamo ora dal pittore. Il pittore lo vedete intento, vero artista, è appunto Francesco, se non erro. E allora, Francesco, ti abbiamo interrotto mentre eri qui a preparare, a completare un bel quadro. Cosa rappresenta? Sì, no, questo quadro, diciamo, rappresenta un po' tutto la stessa cosa che rappresenta tutto l'intero repertorio, unitariamente parlando. Praticamente questo quadro, come tutte le altre mie opere, rappresentano in un contesto anche irreale, seppur non proprio realistico. Si vede un aereo, cos'è, un missile, un qualcosa? Sì, un aereo attaccato ed esploso. Praticamente questo quadro in particolare rappresenta la distinzione tra un ambiente urbano ordinario, quindi tranquillo, che è quello che vogliono vedere tutti. Tra l'altro ci ho messo una cornice proprio per che sta a rappresentare appunto come un'opera d'arte che vorrebbe vedere la gente, distinto da un'altra realtà, da un'altra porzione del quadro che rappresenta ciò che non vuole vedere la gente, cioè la distruzione che sta fuori dalla cornice, fuori dall'ideale delle persone. Perfetto, quindi vedete questa dicotomia tra quella che è la realtà e quella che potrebbe essere una ulteriore realtà distruttiva che la gente non vuole vedere, una bipartizione. Ci fermiamo qui. Evviva l'arte, evviva la pittura, evviva il laboratorio urbano di Grottaglie.